Giuseppe, guarda, l'idea che c'hai per me non sta in piedi. Chi è Giuseppe? Tu, lo possiamo dire a tutti, hai chiamato tuo figlio Giacomo in mio onore. Aspetta. Anzi, chi è Giuseppe? Così registra, giusto? Sì, la cassetta gira. Signore e signori, Matley! Ciao, ciao Giacomo. Grazie di essere venuto. Grazie a te per l'invito. Sai che questa qua, io mi ricordo ancora la prima intervista che io ho fatto in italiano, in quel caso eri tu a intervistare me, era nel tuo canale. Esatto. Che bello, finalmente... Sì. Mi ritorna il debito. Esatto. Tra l'altro, questo qua, questo set che tu... Hai già visto che chi ci segue da casa ci ha già visto. È l'ultima volta che uso questo set, perché ho deciso da una settimana qualcosa che voglio ogni tanto cambiare. Mi sento onorato perché è anche stato il primo. Esatto, non potevo non fare con questo set l'intervista a te, visto che quelle sono paratie di CNC. Allora, visto che siamo adesso insieme, finalmente possiamo ufficializzare una cosa, che è la seguente. Che tu, lo possiamo dire a tutti, hai chiamato tuo figlio Giacomo in mio onore. Vuoi la versione originale? La versione vera, dai, te la voglio chiedere. Sì, guarda, io mi ricordo la scena quando è nato, che ero lì. È ho visto con gli occhiali. La moglie stava benissimo. Bene. Il bimbo sentivo che stava bene. E a un certo punto l'ostetrica ci fa... E allora come si chiamerà questo bimbo? Tu stai guardando io, il mio video. Io e mia moglie ci siamo guardati. Giacomo. Ci sta. Sarà ottimo, vedrai, farò un sacco di successo. Però adesso sai che mi piace proprio. Grazie. Ah, parlavi. Ti vorrei chiedere una cosa, visto che ho a disposizione il fatto che tu hai un figlio, vorrei farti una domanda un pochettino personale. Come vorresti che tuo figlio all'età di 5 anni ti descrivesse e poi all'età di 20 anni? Vorrei che mi descrivesse come quel papà che gioca con lui. Gioca con lui, passa tanto tempo, quel tanto tempo che può, e il fatto di non avere la TV mi permette di sfruttare quanto più tempo possibile. Ti devo fermare un attimo perché, come suole, io mi sono dimenticato di mettere la cassetta. Ogni volta io mi dimentico e vabbè, facciamo finta di niente, non dirlo a nessuno. Ecco come ogni volta la metto a cassetta. Quindi a 5 anni vorresti che tuo figlio ti vedesse come l'eroe che lo fa giocare? Con cui ci passa bene del tempo assieme, okay. Con cui ci diverte tantissimo. E a 20? A 20 come il papà che gli ha fatto fare tante esperienze. Esperienze di qualsiasi tipo. Cucina, lavorative, vacanze particolari, esperienze sue che possono essergli utili, magari mi ha mandato a studiare un mese in Inghilterra. E invece ti volevo fare un'altra domanda per quanto riguarda YouTube, tu, no, vabbè, chi guardi, chi non guardi, eccetera. Mi piacerebbe sapere chi vorresti che avesse un canale YouTube e non ce l'ha. O magari anche del passato, che non esiste. Ho spinto tanto mio fratello, perché alla stessa mia passione, okay. Io per la pizza, lui per la birra. Ah. Quando ti parla di birra, cioè senti che è appassionato di quello che parla, che studia, si aggiorna e poi mette in pratica nella realizzazione della sua birra. Gli ho detto più di una volta, buttati. Invece se fosse qualcuno anche di non più esistente, una figura storica o un qualcheduno che... Ah, uno del passato. Sì. Oh, ti immagini Leonardo da Vinci bloggare? Beh, sti cavoli. Che ti racconta... Oh, oggi mi è venuta sta idea geniale. Non sarebbe niente. Cacchio, cioè... Io mi iscriverei subito. Mi piace. Ma pensa, potrebbe avere un video ogni giorno di idee strampalate che ogni giorno gli escono. Anche se attualmente potrebbero essere un po' datate le sue. Sì, beh, sarebbero immagini mie quelle, vero? Invece vorrei sapere, in quanto maker, anzi no, io vorrei sapere in quanto persona, qual è il tuo superpotere? Qualcosa che dici, so che in queste occasioni, qualcosa, io so fare questa cosa, reale, non ti dico... Organizzarmi. Non è che me ne vanto, ma sono felice a volte di dire, se sono arrivato a quell'obiettivo è perché ho saputo organizzare le tappe che mi dovevano portare a quell'obiettivo. Ok. Quindi... Per organizzare intendi proprio prevederle, quindi diciamo fare una scaletta. Pianificare. Ok. Fare un piano che da lì a lì so che dovrò fare queste attività, non le posso fare io, ok, delego qualcuno che le faccia e magari lo metto anche in condizioni di saper come devono essere fatte, in modo che il progetto possa, o l'idea possa andare avanti
anche senza dover ogni giorno essere lì con la testa, aspetta, devo pensare a tutto. E adesso nella tua vita professionale quale potrebbe essere la challenge più grossa? Crearmi il team che mi aiuta nelle attività del progetto che ho, nelle attività del canale. Avere un team di persone, ma che può essere anche piccolino, ma che abbiano i loro ruoli, non obbligatoriamente fissi, ma anche perché quando si è in realtà piccole si cerca di tamponare un po' sì. ovunque, come ho sempre fatto anch'io. Certo. E quindi creare il team secondo me adesso è la mia challenge più grande. E la problematica viene proprio che non trovi persone, non se la può permettere. Attualmente sì, non le trovo vicine alla mia realtà, cioè vorrei averle lì. Abbiamo avuto tempo prima di parlare un secondo dello smart working eccetera, nelle dimensioni in cui siamo adesso, che non siamo nel senso minuscoli, però comunque siamo sempre una startup, il contatto è d'obbligo, anche perché in un team, parlo per me, ma penso che più o meno ci troviamo, il team è sempre una cosa dinamica che assolutamente. Magari non hai la stessa cosa da fare tutto il giorno e quindi devi comunque fare più cose, organizzarti eccetera, è quasi impossibile farlo da remoto. E pensa che io in passato ero promotore dello smart working, mm-hmm. perché le aziende non si organizzano per far lavorare mezza settimana almeno. Ma sì, ci sta nelle mezza per le aziende settimana grosse. Sì, però ci deve essere sempre il contatto tra, ma poi appunto in aziende grosse, super strutturate, dove appunto c'è questa persona dedicata a fare quella specifica roba. Io ad esempio ho un amico, ciao Apo, che fa il customer care per un'azienda. Lui, cioè le sue mansioni sono quelle, arriva tutto nel computer, ci sta che può lavorare quella da casa, infatti sì. lo fa. Però in aziende come questa, che sono ancora in crescita e non ci sono ruoli precisi, una figura è quasi fa impossibile. Due o tre cose, sì, difatti vediamo. Quando serve... E serve, ogni tanto faccio le pulizie. Beh, bisogna far tutto. Visto che parli di lavoro, vorrei chiederti sia dal piano professionale, ma anche da quello privato, chi è Giuseppe? Lo stesso Giuseppe Lui. Che conosci anche tu? Sì. Allora, io l'ho definito la persona più buona che io abbia mai conosciuto in vita mia. Te l'ho già sentito dire, infatti, per quello che... Giuseppe... Perché siete soci adesso, quello sì, che capisco. Sì, sì, ed è incredibile, per chi non ci conosce, o anche per chi sente la nostra storia, sapere che ci siamo messi in società dopo esserci visti una manciata di volte. Sì, sì, è vero. Però ho la fiducia totale e ogni volta che passiamo del tempo assieme rinnovo questa fiducia proprio per il modo che abbiamo non solo di vivere le attività quotidiane, ma anche le problematiche. Io ho la maturità di accorgermi quando magari dico una parola di troppo e gli chiedo scusa, e lui ha la maturità di dirmi: Matteo, non preoccuparti, me ne sono accorto, però sapevo che magari eri agitato, eri stressato, e a viceversa quando succede il contrario. Il progetto che abbiamo assieme era un'idea mia, ma non sarebbe dov'è ora senza di lui. L'avresti mai pensato che avresti avuto un socio, sia in quello che fai adesso in YouTube, ma in generale? No, anzi, al contrario forse, perché arrivavo dalla realtà di mio papà, che si era sciolto da una società, e quindi magari potevo pensare mai avrei un socio. Tu ti definisci YouTuber in questo momento o ormai hai preso una strada dove YouTube è soltanto... Personalmente ho sempre visto in passato l'immagine dello YouTuber che era il gamer, sì, e l'avevo associata a quello. Io utilizzo YouTube come un mezzo per condividere il fatto che mi piace fare i video, raccontare quello che ci sta dietro il mio progetto e promuovere il mio progetto per far sì che si mantenga, altrimenti... Beh, certo. Per come vedi l'evoluzione adesso, pensi che YouTube possa essere sempre di meno, sempre di più? Perché mi hai detto, mentre facevamo la pizza, anzi il video della pizza è uscito, vi consiglio a tutti di guardarlo perché è uscito uno spettacolo, mi hai detto che ti piacerebbe sempre di più, diciamo, coinvolgere anche altre persone nei video. Assolutamente. Però non ti ho chiesto, quando me l'hai detto, se questo è per una voglia tua magari di toglierti in un futuro o comunque fare sempre meno parte, o solo perché vuoi ingrandire tutta la cosa? Semplicemente per togliere la singolarità nel canale. Sì, il canale è Matley, però sta stancando anche a me di essere sempre da solo, soprattutto adesso che sono in un laboratorio di quanti sono? 500 metri quadri. Quindi l'idea era trovare delle figure con cui già lavoro assieme e magari avessero un loro know-how, un loro format, un loro qualcosa da raccontare. Però per tirarti fuori di più la risposta, vedi che la tua parte nel canale YouTube possa essere sempre meno e addirittura magari essere marginale il tempo è meno.
Marginale no, perché il canale si chiama Matley, ma magari dare un 50% ad un altro, altri volti, cioè, sono sicuro che piacerebbe a me. Se poi piace anche a quelli che seguono il canale, allora mi è andata bene anche stavolta. Allora, mi collego a questa domanda, è una cosa che io stesso non saprei come rispondere, l'ho chiesto anche a Rulof e lui mi ha dato la sua risposta. Visto che quello che facciamo noi, quello che facciamo vedere noi molto spesso nei video, è quello che per molti è considerato un hobby, quindi hai un lavoro, poi per rilassarti, appunto, come hai detto, fare qualcosa che ti piace, fai le cose che noi invece facciamo per lavoro. Numero uno, tu hai una cosa oltre all'hobby che fai per lavoro che, vabbè, una la so, nel senso, è cambiato negli anni il fatto che comunque sia quello che il fare cose è un hobby, è ancora per te un hobby, ormai non lo vedi più come una roba che ti piace e che lo no, fai no, perché no. Lo faccio ancora proprio perché mi stimola, e non a creare il video, ma a vederne poi com'è che ne è uscito il progetto. E quando ne è uscito ho la stessa reazione di una volta, nel senso, guarda cosa ho fatto. Cioè, avessi qualche avatappi, cioè, ti farei vedere, guarda le lavorazioni interne, che belle vederle. Certo. E hai progetti invece che non vanno in video, cioè che fai cose per te. Che... Sì. Tutti quelli per la casa che magari hanno già aspettato tanto, e la moglie lo sa. E quindi dopo dico, boh, dai, fammi andare avanti. Che okay. Ad esempio il lettino per Giacomo, arriverò che l'avrò finito quando Giacomo... Hai preso le mie misure? Ah, scusa. Quando Giacomo ormai ha bisogno del letto più grande. Vabbè, ma è sempre così, il famoso, come si chiama, calzolaio, vabbè, lo sappiamo com'è. È la verità. Se fossi obbligato e qualcuno venisse lì e ti dicesse, ti obbligo d'ora in poi a fare una cosa per il resto della tua vita. Le collaborazioni. Le collaborazioni con l'agenzia sono circa così. Però dico proprio manualmente, c'è cioè una cosa che tu da oggi devi fare questa cosa per il resto della tua vita. La vivrei male, perché comunque è un qualcosa, cioè il fatto di... Anche quando lavoravo da mio papà facevo tante cose, gestivo la parte della sezionatura, la linea di squadra bordatura, alcune serie di produzione, lo sviluppo dove potevo dell'azienda. Non mi tenevo fermo, sebbene quelli erano i paletti che mio papà mi metteva. Fin qua ti lascio, da là decido io. Tanto è vero che il gestionale che hanno e usano tuttora l'ho finanziato di tasca mia, l'ho ideato di tasca mia, prima di far capire a mio papà che necessitavano del gestionale. E lì ero, come dici te, con i paletti. Devi fare quello. Mi verrebbe impossibile. Tanto è vero che quando avevo solo quello da fare, studiavo, ascoltavo podcast, cercavo di rendermi attivo in un altro modo. Quindi a questo tizio che ti sta obbligando a fare una cosa per il resto della tua vita, gli tu direi dici, sì. Alzi un dito. E sotto sotto farei due cose. Però voglio sapere qual è la cosa, cioè hai la possibilità di sceglierla questa cosa. Ah, che posso scegliere quella? Ah, la cosa, allora adesso ho capito la domanda. Ok, grazie. Scusa se non sono stato chiaro. Mario, taglia tutto quello che ho detto prima. Travel vlogger, posso? Cavolo. Piacerebbe viaggiare e raccontare dei viaggi, perché mi piace viaggiare. Mi definisco un camperista, quindi cacchio. Poter raccontare com'è un posto, com'è viverci, com'è passare. Un po' lo faccio perché comunque i video miei non è che si fermano al canale YouTube. Registro anche le vacanze e quando riesco le edito anche. E riguardarsi quei video è spaziale. Sono partito tanto indietro a fare video. Se tu parli con i miei ex compagni di classe, chi è che faceva il video delle vacanze? Sì. Chi è che faceva i video in classe? In gita. In un'epoca in cui non c'erano cellulari con le fotocamere, è vero. Io andavo a scuola con la fotocamera. In effetti è vero, anch'io ero quello con la fotocamera. C'è una foto della mia insegnante che mi sbatte fuori da... E te l'ho scattato il momento. Che bello, cavolo. Non è facile, cioè, a me piacerebbe averla. E avevo un sacco di occasioni per farlo. Volevo parlare un pochettino di più della tua parte business, cioè azienda, perché è molto bella, nel senso, io abbiamo cominciato insieme su YouTube, ho visto l'evolversi, eccetera. In questo momento, innanzitutto, a che percentuale sei di quello che vorresti arrivare come azienda? Vorrei capire, vabbè, comincia a dirmi secondo te in che percentuale sei. 10. 10? Perché secondo me non c'è azienda se non la vedi. Nel senso, c'ho un capannone, sì, c'ho i prodotti, attorno a me non c'è ancora nessuno. Okay. Ho un'azienda di
tanti collaboratori, alcuni dipendenti, tutti da remoto sparsi in giro per il mondo, no, per l'Italia. È bello perché tante culture diverse, ma se fossimo tutti assieme, sai che mangiate? Un giorno uno ha fatto la cassata siciliana, la pizza napoletana. Quindi, cioè, a parte come persone, ma nel senso l'espansione, perché da quello che ho capito, cioè da quello che posso immaginare, in questo momento, diciamo, il core business potrebbe essere l'Academy. È l'Academy. Quindi, descrivi un attimo cos'è l'Academy per chi non lo sa. Per chi non la conosce, l'Academy è una scuola di artigianato, digitale o classico, perché abbiamo corsi sulla falegnameria, per chi vuole imparare ad utilizzare gli attrezzi standard senza farsi male e fare i primi mobiletti, ma anche corsi sulla falegnameria avanzata, per chi vuole lavorare con macchine un po' più evolute. Parlo sempre di macchine dedicate alla falegnameria, come pialla importante o strumenti manuali da falegname vero, che sono diverse queste attività dalla falegnameria che gestivo io. La mia falegnameria dove lavoravo in precedenza era falegnameria industriale. Difatti, se metti me e il falegname classico a fare un mobile, ti nascono due oggetti differenti. Certo. E all'interno facciamo anche corsi sull'artigianato digitale, quindi le CNC, le stampanti 3D, che possono essere applicate in mille rami, ad esempio le stampanti sull'oreficeria. Posso farti una domanda che secondo me già qualcuno ti avrà fatto, comunque l'avrai già sentita? Perché io sono un fruitore, nel senso, a me piace comprare corsi, sia i vostri che altri, per qualsiasi roba che voglio imparare. Molto spesso però mi viene detto tipo, cosa spendi a fare i soldi, che tanto ci sono cose gratuite, se vuoi imparare non devi spendere. Secondo te, cioè io dentro lo so, vorrei sapere la tua, visto che li fai, allora, i corsi e li vendi, nel senso sono... I corsi dipende da che tematica. Il link sono in descrizione, perché io consiglio a tutti di guardarli. Cioè, i corsi dipende dalla tematica del corso. Ci sono alcuni prodotti che trovi tutto gratis, tutto online, ma tutto sparso. Non c'è un percorso che ti guida nel corretto apprendimento. O non solo nel corretto apprendimento, nell'apprendimento più semplice. Quindi tu dici, ok, quello strumento là su Photoshop si utilizza così, ma magari in un corso ti avrebbero insegnato prima ad utilizzarne un altro, perché dalle basi di quello, quest'altro l'avresti imparato così. Sì, in più avere un percorso, secondo me, innanzitutto chi li fa questi corsi, cioè chi li usa per imparare, è importantissimo, lo dico così come consiglio, farli dall'inizio, perché molto spesso viene da dire, ok, questi primi 10 capitoli li so già, salto. No, io invece li faccio sempre tutti e ogni volta dico, figata, ma ormai che l'ho fatto, perché mi hanno detto delle shortcut o delle stupidate che magari nel video gratuito per scontato non ti avevano detto. Non solo, magari in quelli gratuiti danno per scontate alcune cose che dovresti sapere, cominci a confonderti, nasce la frustrazione di dire non ci sto capendo niente, molli. Invece secondo me avere, come nel vostro caso, un percorso che tu sai che se segui tutte le lezioni, quello che stai imparando adesso lo puoi fare perché l'hai imparato prima. Ti dico, il corso di CNC ci ho impiegato un anno e mezzo per stilare il programma, perché non trovi paragoni online. Non c'è un qualcosa, una guida, neanche cartacea che ti aiuti ad imparare l'utilizzo della CNC legata alla falegnameria, e quindi non avevo un punto di riferimento con cui confrontarmi e dire, ok, dai, loro la tabella di marcia l'hanno messa così, io vedo se la loro va bene, cerco di adattarla, oppure secondo me hanno anticipato delle cose che van dette dopo. Quindi mettere giù tutto l'elenco delle cose che vuoi dire, raggrupparle, poi capire che in realtà questa parte era meglio se la dicevi all'inizio o prima di un'altra parte, è la parte e difficile. E poi crei anche una community attorno a questi... sembra che stia facendo un mega sponsor ai suoi corsi, a parte che non è così, non mi stai pagando, ma sono proprio appassionato di queste cose perché vorrei che più gente possibile li usasse, perché secondo me è importante. Però appunto una cosa figa anche di questi corsi e di questa roba è che si crea comunque una community anche attorno a questo, con cui poi ci si può confrontare, parlarne, fare, quindi cioè, è molto figo. Ma non, vado oltre perché sennò sembra che ti sto facendo troppo. No, un'ultima cosa perché mi interessa,
grazie a questi corsi e comunque ai tuoi prodotti, qual è stata la roba più figa che ti è successa, che qualcuno ti ha raccontato magari? Perché io posso farti degli esempi miei, sono sicuro che dando degli strumenti in mano a qualcheduno che sicuramente li empowera, non so come si possa dire in italiano. Li migliora. Sì, da un certo punto di vista sì. C'è qualche storia che ti balza alla mente? Ne ho qui una di un signore di 75, quasi 80 anni, che grazie ai miei corsi ha imparato ad utilizzare Fusion 360. No, mamma mia. E dopo Fusion, la stampante 3D, e ad un evento che ho fatto a Roma mi fa: oh Matteo, guarda la stampante, è bellissima, adesso sto realizzando il supporto per la stampella per la mia vicina. Oppure ho fatto il componente là per la carrozzina dell'altra che è fantastico, è bellissimo, cioè ti vengono a dire persone di una certa età che stanno utilizzando Fusion, sì, stanno creando con la stampante 3D, e chi sa stampare un oggetto con la stampante 3D sa cosa vuol dire avere tra le mani un oggetto che hai ideato. È bellissimo. Sentirsi dire l'ho fatto grazie ai tuoi insegnamenti è spettacolo. Vabbè, sì, ho fatto bene a fare questo, non potevo sperare di meglio. Approfitto per salutare Angelo, ecco. Ciao Angelo. Speriamo che si stia guardando il video. Vorrei farti una domanda un pochettino strana. Mi devi rispondere quasi velocemente. Prima hai detto che avevo il tempo. Adesso in questa no. Allora, domani mattina ti svegli e ci sono 100 persone che chiedono il tuo aiuto. Ne puoi aiutare soltanto 3. Come le scegli? Gli chiedo: descrivimi la tua necessità in un testo. Ok. Già da quanto lungo è il testo riesco a capire se posso aiutarlo. Perché se è troppo corto non vuole perdere più di tanto tempo. Non si sta sbattendo. Esatto, perché mi devo sbattere io se non c'hai voglia tu di spiegarmi la tua necessità. Se è eccessivamente lungo, ragazzo, anch'io ho cioè, una vita. Se invece riesco a capire in breve tempo qual è la sua necessità, allora riesco già a fare una cernita così. E poi se devo aiutarlo, devo avere le competenze per poterlo aiutare. Quindi non ho problemi a dire: guarda, mi stai chiedendo una cosa che non so. Sarei ignorante a dirti: ok, ti aiuto, e andare a tentativi. Quindi se analizzo un po' la tua risposta, si può dire che dai la priorità a quelli che posso aiutare certamente. Beh, ma quello sicuramente se te lo chiedono facciamo finta che sia già per Però se analizzo il resto è probabilmente di quanto realmente pensi che si sbatta, o forse che non sia una richiesta soltanto per pigrizia, ma perché c'è veramente un bisogno, un ostacolo che con il mio suggerimento riesci a superare, senza magari so che c'ha un anno e mezzo di tempo di tentativi da fare per arrivarci, sperando che non si faccia male, per stare in tema. Ci sta. C'è qualcosa, appunto, visto che penso a quelli che stanno chiedendo aiuto in questo momento, c'è qualcosa che tu dici: questa particolare cosa la so fare solo io? Ok, sapevo come avresti detto di no, allora te la cambio. C'è qualcosa che tu esigi che sia soltanto tu a fare? Anche nelle tematiche in cui insegno non ho la presunzione di sapere tutto, infatti ci sono cose che ho detto: io vi insegno fino a qui, oltre non lo so. E anche nella vita personale, se devo fare la pizza, se conosco quelli che mi girano attorno, dico: no, guarda, la so fare meglio. Vedi io. Vedi che qualcosa c'è. Su quelli che conosco. Se uno mi dice: ah, anch'io faccio pizza, e allora gli dico: dai, fammi vedere una foto. Okay. Se assomiglia a quelle che hanno gli standard che dico io, magari posso dire: guarda, ce la giochiamo. Ma non di dire a priori: no, guarda, io la faccio meglio. Volevo qualcosa di più piccante, ma farò finta. Ti chiederò qualcos'altro in privato, dai. Hai un pulsante davanti, è qui. Se lo schiacci, per un mese tutta la tecnologia del mondo sparisce. Tutta. Lo premi? Per un mese sparisce? Per un mese. Ha un po' un lockdown. Sì, ma proprio tutta la tecnologia, ma qualsiasi, sparisce. Proprio
Io come tecnologia intendo anche la lampadina. Sto pensando se riuscirei a vivere a casa senza la tecnologia, perché già ho un piano induzione. Però c'è anche un barbecue e un forno a legna. Però è un mese. Cioè, lo vorresti fare questo esperimento? Vorresti vedere cosa succede? Io il lockdown, tra virgolette, non l'ho vissuto. E da un'altra lato... cosa, diciamo che macchinari, gli ospedali, eccetera, rimangono. Almeno Te lo premo. Lo premio. Te lo premo. Anch'io lo premerei. Sarei proprio curioso. Sia di vedere me stesso in una condizione... Vedi, la tecnologia è un casino. Sia per vedere me stesso in una condizione del genere, sia per vedere, cioè anche soltanto pensando ci fai connessioni del dire, cioè prima ti ho detto che anche le lampadine, ma in realtà se la lampadina non fosse tecnologia, però tutto quello che l'accende ormai è tecnologia, quindi cioè sarebbe... I pulsanti tra un po' non sono più meccanici, anzi già sono tecnologia, touch. Io credo che morirebbe un sacco di gente. Se, lasciando per un perdere, mese? Sì. Lasciando perdere appunto gli ospedali, qualche depressione. Ma anche soltanto gente che si perde, gente che non sa che squilla qualcosa e c'è una perdita di... Cioè, se ci metti 5 minuti a pensare, ditemi nei commenti voi se lo fareste, perché cavolo, a me piacerebbe proprio. Però vorrei che anche proprio il mondo fosse senza, che sarebbe ancora peggio. Penso che già se, non avrei manco la macchina. Se il mondo ne approfittasse di questa opportunità, apprezzerebbe ancora di più le piccole cose, che magari può anche essere il tramonto. Sì. Che una volta con la tecnologia fotografavi e guardavi con... Sì, sì. Quindi se c'è chi lo sa, ne sa approfittare... Sicuramente un modo per renderlo vero questo plus. Basterebbe. Sarebbe bellissimo. Sembra quasi una trama di un film. Matle, io mi sono dovuto fare una scaletta qua, perché sennò con te parlerei per 7 ore e non si può. Questo vale anche per me. Tu mi hai portato un oggetto qua. Ci ho riflettuto molto, eh. Posso dire che io, oltre che dimenticarmi di volta la luce, la cassetta, eccetera, ho una checklist, lo dico a tutti. In questa checklist c'è scritto ricordarsi di chiedere un oggetto. Allora, e dimentico di avere una checklist. A te te l'ho chiesto quando eri in viaggio per venire qua. Metà Però strada. Per fortuna hai portato una cosa che io l'ho già vista, potrebbe sembrare la solita roba. Guarda, ma forse non l'è. Ti dico, me l'avessi chiesto quando ero a casa, ti portavo la versione originale. Ok. Questa è la versione simbolica, che praticamente è la stessa cosa, ma in chiave moderna. La facciamo vedere? Vai. 1. Ebbene sì, signore e signori, uno youtuber mi ha portato una macchina fotografica. Però secondo me non è così, cioè, sai cosa, quando una... Adesso ti lascio parlare, vorrei solo dare la mia versione, però quando uno dice ok, che banale, la macchina fotografica per uno youtuber, però c'è un motivo per cui è banale, perché è veramente importante. Nel mio caso mi ha accompagnato, io penso di essere uscito al mondo e aver avuto subito un obiettivo davanti, perché mio papà ha sempre avuto la videocamera, quella di una volta. Sì. E ho fatto l'infanzia, cioè vedi nei video da bambino che chiedevo posso, no. Quando sono cresciuto un po' e avevo la struttura fisica per portare una telecamera del genere, sì, perché una volta ci voleva, me l'appoggiavano sopra e provavo a guardare questo all'interno di questo mirino. Poi la fortuna ha voluto che quella telecamera là avesse i suoi anni, quindi la velocità del nastro non era più un qualcosa che rendesse un video naturale, quindi mio papà ne ha acquistato un'altra ed era grande così. E praticamente avevo la possibilità di avere questa telecamera tra le mani. Mio papà, forse per pigrizia, non c'aveva voglia di imparare ad utilizzarla, quindi mi era subito lasciata provare. E io ero quello che in famiglia faceva il video della vacanza della domenica. Oppure papà accettava di fare un video per un amico e quindi Matteo vai a fare il video e io ero contento, lì ho fatto, perché adesso tu mi dai la GH5, io non la so sfruttare al 100%, ho solo fatto l'occhio per le riprese, per le inquadrature, poi non ho voluto approfondire perché quando in un'epoca in cui avevo 18 anni mi ero comprato la Canon XL1, volevo fare il videomaker. XL1 qual è quella rossa? Tipo rossa e bianca. C'avevo anch'io quella. Appoggiavi qui. Mi sentivo un cameraman professionale. Idem, cioè. Spettacolare. E la gente che ti guardava. Anche tu, Mario. Mamma mia, che bello. Unico. Con le mini DV. E praticamente
quando poi ho fatto due matrimoni, qualche video e mi hanno pagato 50 euro, ho detto meglio se cambio settore. Ci sta. Vabbè, avevo 18 anni. Io quella telecamera lì, siccome sembrava della TV, che poi adesso anche i telegiornali usano il cellulare, l'ho usata per fare gli scherzi, a far finta di andare a fare le finte interviste in giro. Adesso vado, non faccio YouTube, vado in vacanza, documento, certo. Il bimbo sto documentando tutto, anche che quando bello. Impara ad utilizzare la forchetta. Aspetta. Perché voglio arrivare ad un giorno che riuscirò a dire, aspetta, mi siedo un attimo, in viaggio, però mi tiro fuori il DVD, l'hard disk, che mi riguardo quei filmati là. Spettacolo. E per come sono emotivamente piangerò tanto. Io anche se guardo il video di 2 anni fa mi viene il piantino. Non ne parliamo, anzi quando risentirò questa cassetta con la nostra intervista tra 10 anni e dirò quello sto già emozionando. Matle, io ti ringrazio davvero tantissimo. Grazie a te veramente. Spero che questa non sia l'ultima, la prossima sarà con una nuova scenografia. Eh sì, perché se questa è l'ultima. Signore e signori, grazie Matle. Prossima volta pizza fredda. La faccio io. Molte grazie. Davvero bella. Eccolo qua.